chiamo Elona Larabia, sono attualmente nel mio ultimo semestre alle Roche, ho preso la specializzazione Entrepreneurship e sono anche la presidente della Student Governance Association, che è l'associazione dei studenti, quindi ci occupiamo degli eventi, della graduation dinner, della vita sul campus in generale, facciamo dei barbecue, delle vendite di felpe, poi di vita sul campus. Ho fatto il mio primo stage a Hong Kong quando avevo appena 18 anni, non conoscevo nessuno, ho detto prendo le valigie e vado. Quindi sono andata a Hong Kong, ho fatto lo stage con Black Sheep, che è una catena di una ventina di ristoranti, molto interessante, perché ci hanno fatto lavorare 3 mesi in un ristorante e poi 3 mesi in un altro, quindi abbiamo cambiato management, abbiamo cambiato persone, staff, e quindi era proprio una bellissima esperienza per lavorare con nuove persone, crescere nella compagnia. E... Perché hai scelto l'hospitality? Allora, sinceramente era abbastanza naturale, direi. Perché già la personalità che ho è molto viva, molto sociale, parlo 4 lingue e quindi era anche aiuta tanto nella vita quotidiana. Yeah. Come vi ho detto prima, mio papà ho sempre vissuto in alberghi e quindi per me l'ospitalità era chiara come dell'acqua, devo andare a fare ospitalità. E quindi cosa consiglieresti ad un ragazzo che vuole conoscere magari questo mondo dell'hospitality, perché dovrebbe scegliere Les Roches? Allora, sinceramente, Les Roches qui conosci gente che diventa la tua famiglia, cioè la famiglia che puoi scegliere e quella che non puoi scegliere. Quella che scegli, la scegli a Les Roches, ti fai delle amicizie che dureranno anni, conosci delle persone che, anche se non sei migliori amici, diciamo, potrai sempre contattarli a qualunque momento nella tua vita. Siamo tutti assieme, è proprio un bel campus, è proprio una bella vita in generale, un mondo proprio a parte. E i piani per il futuro invece? Noi sappiamo che tu andrai in Italia adesso. Allora, spero di andare in Italia, devo ancora firmare il contratto, però spero di andare in Italia, a Firenze, al Four Seasons. Se no, vediamo, però sempre viaggiare, perché non mi piace stare in un posto più di 2 o 3 anni, quindi viaggiare attraverso il mondo, scoprire nuove culture e nuove persone. Quali sono secondo te le skills più importanti che hai appreso qui in questa università? Essere aperta di mente, sinceramente. Lo ero già prima di venire a Les Roches, però quando faccio il paragone con come ero prima di entrare alle Roche, vedo la differenza e sono cambiata moltissimo. Anche il fatto di lavorare in gruppi, quindi questa apertura di mente ti aiuta tanto a lavorare in gruppi, perché qui non scegli i tuoi gruppi di lavoro. In genere i professori ti mettono in gruppi molto mischi, e quindi c'hai tante nazionalità, persone che non conosci, diversi modi di lavorare. E quindi la scuola ti aiuta tanto a adattarti a altre persone, altre culture. Queste sono le cose più importanti che ho imparato qua. E perché sei diventata presidentessa dell'associazione di studenti? Raccontaci. Allora, in BBA 3, quindi un anno e mezzo fa, ero bartender al bar della scuola. Ho fatto quello per 6 mesi e poi ero la presidente della WOW Expo, che è un'esposizione sui vini del mondo, vini svizzeri in questo caso, e non abbiamo potuto organizzarlo perché c'è stato il Covid, però questo mi è proprio piaciuto e soprattutto mi piace creare eventi, mi piace avere vita sociale e mi piace anche, sto provando a portare gli studenti che non gli piace tanto essere sociali a venire con gli altri, a proprio ricreare questo sentimento di comunità che abbiamo perso durante il Covid. Quindi il semestre scorso ero vicepresidente dell'SGA, quest'anno sono la presidentessa,
incredibile perché c'è una squadra di 30 studenti, siamo tutti di età diverse, ce n'è uno che ha 30 anni, io ho 20 anni e quindi abbiamo tutti di età diverse, siamo tutti di nazionalità diverse ed è molto interessante di vedere cosa riusciamo a creare assieme, gli eventi che riusciamo a creare, è proprio quello che riusciamo a portare alla scuola e alla comunità. Quanto è facile trovare un internship con le Roche? Allora, sinceramente è molto facile, c'hai delle connessioni enormi in questa scuola, puoi andare a parlare ai tuoi professori, ti aiutano e poi abbiamo anche un dipartimento a scuola che è il Career Services che ti aiuta a trovare e avere le email delle persone, di metterti in contatto. Ti danno tante offerte, ci abbiamo un sito web della scuola, cioè la scuola ha creato un sito web dove abbiamo tutte le offerte che le diverse compagnie danno alla scuola per degli studenti, quindi puoi cercare lì, poi anche i professori ti aiutano anche tantissimo, ti danno i loro contatti, ti mettono in relazione e poi abbiamo una grandissima catena di alumni che è un network gigante, sinceramente, è abbastanza facile. Però ti devi comunque mettere fuori e fare le ricerche, non ti fanno il lavoro per te, però è relativamente semplice. I recruiters sono tra l'altro di alta gamma comunque, sì, molto. No? Sono recruiter molto importanti. Sì, in effetti abbiamo Four Seasons, che è una delle più grandi catene di alberghi, abbiamo Hilton, abbiamo Marriott in generale, abbiamo anche LVMH, quindi la catena di Tom, eccetera. Abbiamo bellissime compagnie che vengono a scuola.